Milena Bettazza, l'atleta valdaostana sopravvissuta a un fulmine. La sua storia incredibile ve la raccontiamo insieme a lei. Stavamo facendo un servizio di pattuglia e probabilmente ci ha sorpreso un temporale, ma io non ricordo assolutamente niente. Il fulmine ci ha colpito entrambi. Lui, il mio collega, è morto sul colpo. Io sono stata sbalzata 50 metri più in basso. Ci hanno trovato il giorno successivo, presto al mattino, e io ero in condizioni gravissime, ho sfiorato la morte. Milena Bettaz ha 43 anni, ne aveva 27 quando fu colpita da un fulmine. Stava facendo il solito giro di perlustrazione come guardiaparco in Val d'Aosta. Era con un collega. Per lui non ci fu niente da fare. Lei è sopravvissuta. La montagna è stata crudele con me, ma io la amo. Il fulmine entrò dall'orecchio destro e uscì dalla gamba sinistra. Fece esplodere lo scarpone. La trovarono il giorno dopo, incosciente ma viva. Poi io mi sono detto un giorno, è successo un incidente, cosa faccio? Devo reagire nel miglior modo possibile perché voglio tornare a lavorare sul territorio. Ce l'ho messa tutto e ce l'ho fatta. Settimane di coma, poi il risveglio, la terapia, il recupero. Oltre ogni più ottimistica aspettativa dei medici. Io non mi do per vinta su niente, tutto quello che riesco a fare ben venga. Milena è una donna forte, ex campionessa mondiale di corsa in montagna, specialista nella maratona. Eccola in queste immagini in una delle sue vittorie. 16 anni fa quel fulmine ha cercato di fermarla, ma non ci è riuscito. Ha vinto Milena. Si è ripresa la sua vita, le sue montagne e il suo lavoro. Bisogna reagire, non bisogna mollare, bisogna combattere. Perché alla fine i risultati si ottengono. Certo, la forza di volontà di Milena è sicuramente emblematica e per tutto il corpo di sorveglianza comunque lei rappresenta un simbolo. Milena è riuscita a tornare sulla vetta del Gran Paradiso. Che gloria, è stata una gioia immensa. Che cosa hai detto quando sei arrivata lassù? Sono una galla, sono una galla. Oggi è di nuovo un guardiaparco, sempre pronta a raccogliere la prossima sfida. Ma vuoi andare sul Gran Paradiso? Adesso. Ma secondo me io ce la faccio, ma tu non sono convinta. Io ci provo, andiamo.